Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, mamma mia, io ancora purtroppo non le ho. Sicuramente alcuni di voi saranno nella mia stessa situazione, ma molti altri di voi avranno le nuove sfide del compleanno di Fortnite. Non sono molto difficili, ragazzi. Diciamo che ci tenevano a regalarci qualcosina. Avremmo voluto il pan di zenzero, però va bene lo stesso, nel senso, va bene lo stesso. Tra le sfide che ci sono da affrontare, ce n'è una molto particolare, che è balla davanti a 10 torte diverse. In questo video, ragazzi, vedremo le 10 location delle torte. La prima, ragazzi, molto molto easy, la andiamo a vedere insieme, poi non vi preoccupate che sono tagliate, le altre vi faccio vedere solo l'atterraggio e la torta. Dobbiamo ballarci davanti, ragazzi, quindi ancora un paio di secondi, intanto stiamo per vedere il meraviglioso bus, eccolo qua, ragazzi. La prima torta, ragazzi, la andiamo, è al laboratorio della latrina, cioè la carrozzina del buon compleanno. Beh, ma noi arriviamo da qua, quindi passando da qua possiamo andare a vedere, ragazzi, la torta che c'è proprio sotto di noi, ragazzi. Dove ho messo il marker all'ex Acri Anarchici, il nuovo Borgo Bislacco. Dovrebbe esserci la prima delle 10 torte. Vediamo un pochettino di trovarla. Mi sembra di averla già vista. Eccola qua, ragazzi. Con tanto di palloncini annessi. Vediamo quanta gente scende insieme a noi. Eccola qua, ragazzi. Vi ricordo che intorno alla torta ci sono 10 pezzi di torta che vi danno 5 punti di shield. Torta numero 1, ragazzi, fatta! Torta numero 2, ragazzi, si trova invece, stando sempre in ordine orario, a rapide rischiose, le nuove rapide rischiose, ragazzi. Non si può sentire. Come vedete, ragazzi, guardate che meraviglia. Nuove rapide rischiose, il nuovo cinema, ragazzi. Lo avevamo già anticipato qualche ora prima dell'uscita e si è rivelato veramente così, ragazzi. Ci andiamo di prepotenza. Si trova proprio da questa parte, sulla destra, più o meno dove ho puntato il marker, ragazzi. Ci andiamo senza problemi. Meraviglioso il mio vichingo con la scia delle rune. Adesso aprirà anche il deltaplano con la barca da vichingo. Pronto. Guardalo qua, guardalo qua. Vediamo se la scorgiamo. Mi sembra già di vederla, ragazzi. Eccola qua, ragazzi, eccola qua. Ci atterriamo davanti. Molto easy. Torta numero 2, ragazzi. Fatta anche questa. Per la torta numero 3, invece, dobbiamo spostarci leggermente più in basso, esattamente dopo il bosco blaterante. Dobbiamo andare, ragazzi, vicino al rifugio ritirato, indicativamente tra questa montagna e la parte di terra del rifugio. Ho già puntato il marker, ragazzi, ancora qualche secondo e si va, ragazzi, e si va. Meraviglioso anche il nuovo bus, ragazzi, molto belli anche gli airdrop in questo nuovo aggiornamento di Fortnite, oramai datato a qualche ora fa. Abbiamo visto nel video che ho pubblicato della patch notes 5.10 quante modifiche hanno fatto, ragazzi. Veramente incredibile il lavoro di Epic Games per andare a patchare un bel po' di bug, tra cui quelli relativi all'ATK, il nostro nuovo caddy, come chiamiamo noi italiani. In realtà è il cross qualcosa che non ricordo. Comunque sembra che ci sia già qualcuno che abbia puntato la torta. Vediamo di avvicinarci anche noi. No, lui va semplicemente nella location dei camper. La sto vedendo, ragazzi, la starete vedendo anche voi. Una leggera planata, eccola lì, ragazzi, eccola lì. No, stanno andando anche loro a ballare. Vediamo se parte un po' di ignoranza. E direi ancora 2 o 3 secondi che atterriamo bene, ragazzi. Se evitiamo di farci ammazzare. Torta numero 3, presa! Non dobbiamo spostarci molto per la torta numero 4, ragazzi. Da rifugio ritirato scendiamo verso Corso Commercio, indicativamente tra i negozi e la parte centrale di corso. Ci buttiamo, ragazzi, e andiamo a recuperare la torta numero 4. Molti si aspettavano, ragazzi, da questo update anche l'arrivo dei regali. Purtroppo
non è stato così. Dobbiamo avere ancora un po' di pazienza, ragazzi, per ricevere i regali da parte dei nostri amici e poter effettuare gli scambi. Ovviamente, ragazzi, ogni volta che noi abbiamo qualche news ve la diciamo su questo canale, quindi non abbiate assolutamente paura di non ricevere le notizie o di rimanere poco aggiornati. Non c'è nessun problema, ragazzi, io vi farò sapere tutto insieme ai miei informatori, che non hanno assolutamente tempo da perdere, ragazzi. Appena esce qualcosa, me lo dicono subito. Mentre io parlo, vedo davanti a me la torta numero 4, ragazzi. Eccola qua, ci scendiamo nuovamente. Siamo davanti alla torta numero 4. Una bella ballata numero 4 fatta. Siamo, ragazzi, a metà strada. La torta numero 5 si deve scendere un pochettino da Corso Commercio e si deve entrare nella nuova parte della mappa, ragazzi. L'unica torta presente dove c'è il deserto si trova esattamente, ragazzi, qui. Adesso ve lo faccio vedere bene, in questo punto circa, dove c'è la curva che dà l'accesso, arrivando dal Corso Commercio, o meglio dalla pista di kart, al palmetto paradisiaco. Ci buttiamo giù, ragazzi, veramente molto molto bella questa nuova parte della mappa, assolutamente una delle mie preferite del gioco. Meraviglioso lo stacco di colore arancio verde che mi dà veramente un sacco di piacere ogni volta che la guardo. Vediamo un pochettino adesso di scorgere la torta. La sto vedendo, la state sicuramente vedendo anche voi, ragazzi. Togliamo il marker, eccola lì, ragazzi, proprio nella curva, proprio qui. Vediamo di atterrarci. Meraviglioso, meraviglioso. Guardate che bella questa nuova city, raga. Davvero, davvero bella, con tante chest, tante cose extra e anche, ovviamente, la torta. La troviamo, ci bagliamo davanti. Metà strada completata. Si va, si va, si va, si va, si va, ragazzi. Si va verso la torta numero 6 questa volta. Dal palmetto paradisiaco dobbiamo andare in una delle location più classiche di Fortnite, ragazzi, lande letali. Dovrebbe trovarsi circa qui, insomma, nella parte dei terreno battuto, ragazzi. Ci buttiamo di prepotenza verso lande letali e intanto approfittiamo di questa discesa per goderci la meravigliosità dei dettagli di questa mappa. Un sacco di ricordi guardando il cratere oramai quasi inesistente, un sacco di ricordi, ragazzi, pensando a tutto quello che c'è stato nella season 4 e grande grande hype per quello che ci potrà essere nella season 5, ragazzi. Si parla di ghiaccio, non dico altro. Proseguiamo e andiamo verso la torta numero 6, ragazzi. Passiamo tra pochissimo la metà delle torte che dobbiamo trovare. Ecco qua già dei palloncini, vediamo se ricordo con correttezza dov'è. Eccola qui, ragazzi, proprio in centro a lande letali, come sempre meravigliosa, bellissima la nostra torta. Ci andiamo a ballare davanti, torta numero 6 presa. Manca poco, ragazzi, a chiudere la missione delle torte. Andiamo verso la torta numero 7, ragazzi. Questa volta boschetto bisunto è il nostro obiettivo di atterraggio. Direi di buttarci subito, ragazzi, e di proseguire. Mamma mia, quante cose interessanti staremo per andare a vedere. Tra l'altro, non so se avete visto il mio video di questa mattina, ma ci sono già disponibili le nuove skin, ragazzi. Un sacco di skin interessanti che arriveranno prestissimo sui nostri shop, negozi di Fortnite. Io penso che prenderò le leggendarie come al solito, in modo da continuare ad ampliare l'armadietto. Ho visto il tipo con la crema sul naso, che non è affatto brutto. Dunque, eccola lì, ragazzi, eccola lì, raga, la torta numero 7, vicino al Durburger, l'ex Durburger, anzi è ancora Durburger ma non ha più il panino, si è teletrasportato da un'altra parte della mappa. Eccola qui la torta, raga, eccola qui, ci mettiamo davanti, balliamo davanti alla torta numero 7 e completiamo un altro pezzo di obiettivo. Penultima torta, ragazzi, penultima, numero 8, ragazzi, la torta numero 8 si trova in una posizione abbastanza intensa, ragazzi, ai piedi di pinnacoli pendenti tra il Loot Lake e pinnacoli, indicativamente qui dove vi ho messo il marker. Aspettiamo ancora qualche istante mentre ci godiamo la canzoncina. Vai che si va, ragazzi,
Vai che si va, giù di prepotenza verso la penultima torta, ragazzi. Missione quasi completata, obiettivo quasi sbloccato. E intanto mi raccomando, ragazzi, commentatemi qua sotto, voglio sapere cosa ne pensate di questi regali del compleanno. Secondo voi potevano darci di più? Vi piacciono? Pensate che invece siano troppi? Vi aspettavate una skin extra per tutti e non solo per chi aveva salva al mondo? Scrivetelo qua, raga, anche se non rispondo ai commenti, io i cuoricini ve li lascio sicuramente. E vai, ragazzi, penultima torta completata. In realtà, ragazzi, avevo detto penultima, ma era la torta numero 8, manca ancora la numero 9, che è la penultima, ragazzi. La troviamo al laboratorio della latrina. Bisogna scendere esattamente, se non ricordo male, qui, vicino al parcheggio dove ci sono le porte del campo da calcio della missione della penultima settimana della season 4, ragazzi. Ci lanciamo di prepotenza anche verso il laboratorio della latrina. Veramente molto impegnativo questo video, ragazzi, per portarvi tutte le location di tutte le torte, ma spero davvero vi sia risultato utile. Chiedo scusa ovviamente per la lunghezza, io li faccio così, avrei potuto spiantellarvi. Grandi bug di Fortnite, ho avuto paura per un secondo. Vediamo un attimo di aprire, ragazzi, aspettatevi nei prossimi giorni delle grandi news da parte di Epic Games, ragazzi. È stato confermato praticamente con una mail l'arrivo. Perché lagga così, raga? Non so, forse i server sono troppo pieni, non so che cosa dirvi, però eccola qua, ragazzi. Bella lì davanti al cessone, ragazzi. Torta numero 9 laggante. Presa! Ci siamo, ragazzi. Ultima torta, finalmente. Obiettivo sbloccato al raggiungimento dell'ultimo ballo, ragazzi. Torta numero 10, Parco Pacifico, ragazzi. Pronti a buttarci, pronti a prenderla, pronti a riscattare il nostro regalo. Anzi, il vostro regalo, perché io le missioni ancora non le ho ricevute nel mio account. Quindi, ragazzi, questo è un tutorial che spero abbiate apprezzato per voi. Io non credo riceverò nulla, comunque mai dire mai, andiamo a vedere, anche se non penso, non avendo appunto le missioni. Apriamo subito il nostro paracadute, vediamo se troviamo la decima torta, ragazzi. Deve essere qua in zona, la sto scorgendo, è dietro il pino centrale, eccola. O è una... sì, eccola, ragazzi, eccola, ci siamo, torta numero 10, ragazzi, davanti a noi. Prot, ci mettiamo qua, facciamo uno dei balli più vecchi del gioco e con questo chiudiamo l'obiettivo, ragazzi. Beh, ragazzi, io spero che voi vi siate divertiti tantissimo e abbiate trovato il video interessante. Vi ringrazio per averlo guardato, mi raccomando, un pollicione in su che non vi costa niente, commentate qua sotto, noi iscrivetevi al canale, ci vediamo in live, ciao!